abituati a trattare con le cose nostre, diciamo, la mafia calabrese che si espande al nord, cioè, qui si ha una visione interessantissima, ci sono delle cartine geografiche, questo è l'angosciante di questo libro, perché ci dà lo stato di salute della mafia oggi, che è davvero ottimo, ci fa capire quali sono i suoi profitti, i suoi ambiti di interesse internazionale. La mafia, purtroppo, dispiace dirlo, con la morte nel cuore, sta molto bene. La mafia sta molto bene, prospera. Credo che anche nel periodo di crisi sia stata l'unica industria, chiamiamola così, con 82 virgolette, l'unica industria italiana a non aver mai sofferto la crisi. Anzi, la mafia prospera con la crisi. La mafia si appropria, con la liquidità che ha, si appropria delle industrie in crisi. Entra ad aiutare, tra virgolette, chi ha bisogno, e poi si mangia il boccone che voleva in realtà aiutare, fa affari con l'usura quando c'è la crisi, mette in circolazione il denaro. Quindi è un'industria che non conosce veramente, veramente crisi. E bene ha fatto Francesco Fuggione anche a parlare di prezzi e costi, perché danno veramente l'idea di quello che sia il fatturato di questa terribile e malefica industria. Fa bene a dire che quando l'Andrangheta soprattutto, ma anche le altre mafie, vanno in Colombia a comprare un chilo di cocaina, lo pagano dai 1.200 ai 1.500 euro, tenete un attimo presente questa cifra, 1.200-1.500 euro, dipende dai mercati, dalle zone, eccetera, eccetera, dal cartello con quale si compra, quel chilo di cocaina quando viene qui a Milano si trasforma in almeno 3 chili, perché viene lavorato, viene sapientemente tagliato, come si dice. E sulla piazza di Milano un chilo sta sui 35.000-40.000 euro di prezzo, 35-40.000 euro. Quindi da un esborso, diciamo, di 1.500 euro, io posso incassare 120.000 euro, 130, 120, 120, a seconda delle mie capacità. Voi pensate, questo è un chilo, un chilo. L'Andrangheta, abbiamo sequestrato anche 5.000 chili, ma le porta a tonnellate. Voi pensate il fiume di denaro, è contro questo fiume di denaro che si deve combattere, perché è il serbatoio, è il grande serbatoio della mafia che poi reinveste e compra tutto quello che c'è da comprare, anche pagando di più del valore, perché non ha problemi di liquidità. Ecco. E questo libro, devo dire, questa tragedia la mette estremamente in chiaro. E poi è un libro che, per gli addetti ai lavori, diciamo, dice, dà un quadro assolutamente realistico, è verissimo, ci vorrebbe come titolo, sottotitolo, eccetera. Io mi immagino però chi lo legge, che non è magari addetto ai lavori, non è esperto, eccetera, io credo che provi veramente un disagio estremo, anche perché è spietato quel giorno. A ogni pagina ci fa capire che questo non è un romanzo, non è un libro di storia, non è un libro che ci racconta cose avvenute, ma ci ripete il 2008 e il 2009 in continuazione, arriva praticamente fino a pochi giorni fa, ci parla proprio dell'imminente, le speranze di catturare i capi di Cosa Nostra, tra cui Nicchi, Gianni Nicchi, che pochi giorni fa è stato catturato, è un libro attualissimo, ecco, e ci dà però questo pugno nello stomaco, la mafia c'è, è presente, prospera, lavora, si nasconde, anche questo è ben messo in chiaro. La mafia oggi sceglie il profilo basso, la mafia è stata combattuta bene in Italia, purtroppo solo quando ci sono state le stragi, ci sono volute le stragi del 92 e del 93, perché ci fu, perché lo Stato italiano abbia reagito bene, adeguatamente, ma ci è avuto sempre. La mafia questo l'ha capito benissimo, ha avuto le peggiori sconfitte in quegli anni. Parlavo di quanti sono gli dranghettisti, una delle domande che mi ha fatto con la Brigaccia, ma io vi posso solo dire che tra il 93 e il 95, quindi subito dopo il periodo delle stragi, quindi su un'onda non solo emotiva ma di grande professionalità, di grande reazione alla politica stragista della mafia, solo a Milano e Interland arrestarono 2.500 mafiosi. 2.500 mafiosi arrestati, pensate quanti ce l'hanno, perché non è che le prove riusciamo a trovarle per tutti, ecco. Quindi in quegli anni fu così, erano gli anni che io continuo a chiamare della grande illusione, perché in quegli anni dopo le stragi si aveva la sensazione che finalmente fosse stata imboccata la strada giusta, la reazione di tutte le forze
politiche, compattezza politica, compattezza sociale, la mafia è un problema e va risolto. Purtroppo questa spinta si è persa.